buonasera, bentrovati. Nella cucina di Tadà, il nostro chef bene. A Portè. Come va, allora, ragazzi? Tutto bene? Lo chef prestato dalla capitale alla Toscana. Certo. Quindi è lo puoi dire forte. Lo puoi dire forte. In Tuscany. Allora, oggi? Oggi prepareremo un filetto alla Bismarck con gli asparagi e il tartufo estivo. Quindi andiamo a riprendere un classico della ricetta della Germania, dato che il nostro Bismarck è nato nella Sassonia e praticamente era un coltivatore d'uovo e ha inventato questo piatto con il manzo e l'uovo. Io ho messo l'aggiunta di asparago e tartufo. E bravo il nostro Emanuele. Allora, iniziamo subito da che cosa? Dalla nostra lista degli ingredienti che dovete assolutamente avere per divertirvi a casa a rifarla. O se no chiamate direttamente lui che viene a casa vostra. Mi chiamate. 200 g di filetto di manzo, un uovo, 4 asparagi verdi, 5 g di tartufo nero estivo, buono, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di olio di tartufo, un rametto di rosmarino, un rametto di salvia, mezzo spicco di aglio, un cucchiaio da tavola di burro, sale e pepe bianco, quanto basta. A te la padella, caro. Bene, allora possiamo intanto incominciare a condire, a insaporire il nostro filetto di manzo con olio extravergine di oliva, sale e pepe. Quindi andiamo a rifare sempre lo stesso discorso che vi parlavo l'altra volta riguardo alla cottura della carne, che non va mai messo prima l'olio e poi la carne senza infarinatura in qualche modo. Se è una carne modalità, così, nano da giardino, me l'ho messa a sedere, ma è modalità, no, non sono caduta. Ah, no. Volevo mettere a sedere a tavola, no? Aspetta, perché ora c'è il problema nano da giardino. Ecco. Bene. E sono andata lì di slancio, ma ho fatto tipo nano da giardino. È sempre nano da giardino, mannaggia miseria. Vai, vai, su. E non inquadrate la mia imbranataggine, giudecia, lo so che vi piace. Oddio. Va bene, si ribella. Ok, tutto bene. A posto. Tutto a posto qua. Si riparte allora. Oggi una giornata, come dire, particolare. Ho preso una tibiata prima in camerino, roba da pazzi, non mi è successo nulla per miracolo divino. Mo adesso stavo per volare dallo scaffale. Cos'altro mi succederà? Niente, ve lo dico io. Non ti può succedere niente, devi prima mangiare. Bene. Cantà mentre mangi. No, ma la regia. Poi, ma la regia. Che te ma vai. Regia, tu che vedi tutto e tutto puoi. Mi devi inquadrare mentre mi sistemo l'orpello della camicia, dico io, su. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Altrimenti qui altro che il boccone del filetto alla Bismarck viene a me. Il reggiseno viene a voi, quindi non è carino. Allora, andiamo avanti. Meno male commenti diverti, È la voglia, verità. Guarda. Allora, stai pulendo l'asparago. Bene, sto è vero pulendo o no? La parte più legnosa dell'asparago, quindi la parte inferiore, in modo che poi andiamo a cucinare. Pardon. In modo. Allora, quelli in regia devono capire che non è carnevale. Cos'è questa cosa? Volete andare su Striscia la Notizia? Ditelo, Ecco, bene, benissimo. Prego. Vai Emanuele. Vai, continua. Non allora, sono seri intanto oggi. Abbiamo messo il nostro filetto a cuocere senza olio, quindi lo abbiamo prima condito a parte, in modo che quando facciamo le cotture dirette non andiamo a bruciare l'olio, quindi che arriva oltre il punto di fumo, perché se la padella è bollente, certo, mettiamo l'olio e va subito in punto di fumo e poi si sente l'amarognolo e fa male. In questo caso abbiamo torto la parte legnosa degli asparagi, dell'asparago, che non ci piace, che non è funzionale. Poi lo sbollenteremo in acqua salata per 3 minuti. Guarda, ti piaccio in questa posizione già di prontezza? A me piace anche col maglione tirato in su, no? Che non si vede niente. Oggi placate l'ormone, voglio dire. C'è stai, voglio c'è dire, stai. Voglio dire che la temperatura non è ancora compiacente. Ma io quasi, Eleonora, aiutami! Ma io quasi, Salutiamo i tuoi bambini e tua moglie. Ciao Ele, i tuoi ciao, bambini bellissimi. Ciao, ciao Francesco e Jacopo. Avevi detto me li portavi, ma invece toccherà portarmi nella terza stagione.
canzone se te li porto e li porto per 5 minuti, se no ti smontano lo studio, li vedi con la telecamera. Nella gestione di piccoli tempisti, state tranquilli. Bene, allora te li porto. Allora te li porto, vai, te li porto. Allora, in questo caso stiamo cuocendo il filetto, abbiamo pelato gli asparagi per cuocerli. In questo caso andiamo a cuocere il nostro uovo, quindi andiamo a fare un... Voglio dare una bella notizia a tutti i telespettatori. Sì, dilla. La voglio dare. Dilla tutta. Che ci sarà la terza stagione di Tadà. Wow! Che noi siamo fantastico. Come il trono di spade. Fantastico. Quindi... Io voglio essere presente. Andiamo in vacanza. Io e voglio poi essere ci ritroviamo a settembre, ma durante tutta l'estate ci saranno varie sorprese da parte del nostro meraviglioso palinsesto, sempre ricco, 4 stagioni su 4, dico io. Vai. Allora, in questo caso ho preso un coppa pasta per l'uovo, in modo che mi viene della giusta forma, quindi ho oleato il coppa pasta. Ecco. In modo che non si va col pennellino, attaccare col pennellino. Fiodorino. Mettiamo un non lo sentite pochino voi, di sì? Olio nella padellina e ci verseremo il nostro uovo in questo modo. Oggi hanno il ruzzo, tra la regia e dietro le telecamere non so che cosa stia succedendo. Sarà mica il tartufo? Sai, è un po' afrodisia, no, ma adesso qua. Io l'uovo lo voglio cuocere così anch'io con il coppa pasta, altrimenti. Con coppa pasta almeno ti viene la forma tonda, no? Non ti viene una sbragata come si dice a Roma. Come? Ma una sbragata, cioè una, io potrei far venire una sbragata anche con il coppa quindi, pasta, in ma questo questa modo è un'altra parentesi. Ti viene un bel filettino. Bene. Una forma dell'uovo. In questo caso andiamo a sbollentare gli asparagi per non più di 3 minuti, in modo che li abbiamo croccanti. Bene. No? Il nostro filetto, quando l'abbiamo rosolato ambe le parti, cominciamo a insaporirlo. Si chiama cottura alla... brasatura alla francese. Rosolatura alla francese, quindi andiamo è questa. A mettere uno spicchietto d'aglio nel nostro filetto che cuoce, 2 foglie di salvia, rosmarino, 1 cucchiaino di burro e andiamo a glassare con il burro, quindi andiamo a insaporire la nostra carne con gli aromi. Senti qua che roba fantastico, dato che è una cottura espressa, se lo lasciamo soltanto con l'olio e sale sa di carne, olio e sale, non abbiamo un aroma, ecco, quindi andiamo sai fare il filetto a nappare. Wellington, che è un po' sì, diverso, sì, un po' com'è col, Wellington col pane, no, con la crosta di pane. Con la crosta di pane. Buono, ecco. Buono, ma una bella botta di fegato, però, come si dice. Una bella botta di? Di fegato, perché la Wellington ci vanno. Caro mio. È così. Quindi vedete, andiamo a nappare il nostro filetto in modo che finiamo la cottura e formiamo tipo un burro aromatico. E non sembra vero, ma in cottura quando andiamo a mangiare il piatto il burro non si sente, è solo per rosolare, vedete? E gli diamo un'omogeneità al sapore. Se gli amici a casa potessero vedere quante ila della nostra Lori oggi sto qua a vedere le camere, te sto qua a vedere che smanacchi che ha fatto prima o poi le inquadreranno. Che ha fatto? Guarda qua, guarda che bellezza. Guarda bellezza. Sono telecamere ovunque in questo studio, quindi non potrai sfuggire dall'occhio del grande Boris, perché le telecamere sono ovunque. Guarda bellezza l'uovo. Che carino, guardate che bello, l'uovo al tegamino fatto con il coppa pasta. Se si chiama occhio del bue deve essere un occhio, sennò che... Sennò sembra l'occhio di... Non è l'occhio di Polifemo, è un occhio classico, no? Stavo per dire proprio quello. Mancano 10 minuti, a che punto stiamo? Siamo al punto di non ritorno.
No, ecco, ci siamo. Stiamo praticamente finendo di rosolare la nostra carne. Quindi andiamo è ben cotta. Ad asciugare, no, è al sangue. Al sangue dentro. Ben cotta, ma mangi il filetto ben cotto. Non, era non una te lo domanda. Faccio più, eh? Era una domanda. Anzi, lo dico proprio alla burina, non te lo faccio più. La carne si mangia il sangue, al massimo media cottura. Ma non mi trattare non sei male, che però. Ti mangia ben cotto, eh. Ma non mi trattare male, a parte te non lo sai se sono incinta o no, quindi voglio dire. Se ti si cala sempre sta no, bretella, non dire. Sono, è un giochino. Oggi facciamo gli scherzetti. Basta scherzare. Tranquilli, sono. Ta-da! Contenti dopo aver annunciato la terza stagione. Tutto fantastico. Bene. Abbiamo che i nostri... succede? Cos'è? Ta-da. Intanto che aspetti che la, vedo, che la vedo, carne in qualche modo la facciamo a riposare. Come un la paio facciamo? Di riposare. Come con oggi. Tutte queste campane di questa sera. No, siamo proprio rilassati. Sono rilassato, io proprio ce la rilassati. Faccio a sedere. E quindi ecco, la facciamo un po' riposare in modo che i nervi della carne si dilatano e rimane si morbida la carne. Invece anche quelli della conduttrice di nervi si distendono, eh? Quindi mentre che finiamo ne approfitto per salutare i miei collaboratori del ristorante Minerva dell'hotel Minerva di Arezzo dove collaboro, dove faccio lo chef. Un grande successo, chef di cucina, penso che l'hai visto, grazie e un plauso tutti quelli che mi conoscono. Andiamo all'impiattamento. Bell'impiattamento, my darling. Andiamo a asciugare gli asparagi. Asparagi. Li condiamo con un filo d'olio. Olio extravergine di oliva e il sale. Eccoci qua. Incominciamo ad impiattare. Quindi abbiamo i nostri asparagi messi in questo modo, in fila, in questo modo. Bene. Abbiamo il nostro filetto di manzo e abbiamo il nostro uovo. Il tartufo dov'è? Il tartufo mo ce va. Quello ce va dopo, no? Guarda qua che robina. Accidenti, l'hai lasciato cotto poco, giustamente. Crudo. Il rosso deve essere. Tuorlo deve essere il crudo. Il toro deve essere cotto poco. Quindi grattugiamo un po' di tartufo. Per chi ha la taglia tartufo a casa va benissimo, se no va bene anche una grattugiata con la grattugia che abbiamo. Dov'è il coltello? Una bella. Ma qui abbiamo l'apoteosi. E finiamo per guarnire con i fiori di salvia, dato che ora è periodo di fioritura della salvia. Guarda che bontà. Ma che bontà. Te lo mangi solo con l'occhio, bontà, Ma che cos'è questa robina? Senti, già sta a cantare, senti che canta. Lo sai, aspetta un attimo. Guarda, ci manca. Tanto. Olio di tartufo. Vuoi fare la canzone vostra, tanto? Per cantare. No, quella non è nostra, tanto per cantare. La nostra è facete largo che passiamo noi. Sì, Giovanotti di sta Roma bella. E noi edimo. E noi è famo. Ci ha messo l'acqua, non te pagamo. Ma capito com'è? Ma... Poi siamo quelli. Ecco qua. Abbiamo ecco qua. Il filetto di manzo alla Bismarck con asparagi e tartufo. Solo a vederlo ti dice no, magname. Ecco, infatti, agevolami per cortesia il coltello perché io voglio essere oggi servito. Tieni. Di ferita. Ah, scusa. Oddio. Oddio. Ti ho la sindrome di Maria Antonietta che mi sta pervadendo. Ecco, ecco. Praticamente il rosso d'uovo poi ti fa da salsa. No. Quindi io farò così. Tu farai così, vedi? Senti. Guarda come gala. Come gala? Fantastico. Come Gallari? Come Gali, come Gallari, bravo. Come Gallari, eh? Allora io adesso taglierò un pezzettino, farò il bocconcino. Gianni. Anche con l'asparago. L'asparago con l'uovo è. La morte sua. Successo. Poi con il tartufo. Sì, infatti a me piace molto anche la frittata. Sì, sì. Un, due, tre, che il filetto di manzo alla Bismarck venga quella golosona che sono io. Che roba, canta. Senti un po', senti la musichetta. Tanto per cantare, perché mi sento un pizzico nel cuore. Vai, vai. Tanto per sognare. No, ma è buonissimo.
io faccio solo cose buone, a me non mi impegno per farle. Ma sei bravo. Certo, se lo fai a te a casa. Non ci vuole tanto, se lo faccio io. Ti verrà sicuramente meglio. Una sciccheria. Sì, giovanotti di sta Roma bella. Queste si chiamano sciccherie. È buona anche la carne. Diamine, i prodotti devono essere materie prime scelte, quindi deve essere. Senti, ma come si fa però a mantenere così buono l'albume, cioè così anche sodo e liquido invece? È una questione di cottura, quindi quando hai la temperatura giusta del fornello non lo vai né ad abbrustolire sotto, quindi a renderlo verde sotto, perché luogo quando si abbrustolisce troppo diventa verde, e ad avere una temperatura controllata, quindi partire dal fuoco alto e poi appena che metti l'uovo anche mettere al minimo e poi spengere. Senti, non abbiamo fatto il focus sulla cottura dell'asparago, che è buonissimo, sì. È tenero ma allo stesso tempo croccante, come hai fatto a mantenerlo? Allora, l'asparago lo abbiamo cotto in acqua salata, abbiamo scartato la parte legnosa, quindi la parte inferiore dell'asparago, e l'abbiamo pelato dalla parte inferiore in modo che non è legnoso, poi cotto in acqua bollente per 3 minuti, quindi non andare a cuocere con la stabitudine di queste verdure stracotte, che invece deve essere croccante, perché la verdura croccante non stracotta previene tutti i suoi principi. Esatto, li conserva e non li perde. Con una cottura eccessiva invece è come mangiare il niente. E mangiate sano. Allora, riepiloghiamo insieme la lista degli ingredienti di questa squisitissima ricetta, che sono appunto 200 g di filetto di manzo, un uovo, 4 asparagi verdi, 5 g di tartufo nero estivo, che avete visto l'ho messo a conclusione del piatto, un cucchiaio da tavola di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio da tavola di olio di tartufo, un rametto di rosmarino, un rametto di salvia, mezzo spicchio di aglio usato in cottura alla francese, come francese, ha detto lui prima. Rosolatura alla francese. Com'è la rosolatura alla francese, brevemente? Brevemente, la rosolatura francese non è che cuocere il filetto non mettendo prima l'olio nella padella bollente, ma mettendo la padella bollente, il filetto condito a parte, e poi messo in padella per non far sì che l'olio vada in punto di fumo, e al momento che è pronta in cottura si va a rosolare ancora meglio con il burro, la salvia, il rosmarino e l'aglio per dargli l'aroma e la croccantezza delle proteine. Benissimo, sale e pepe bianco. Sale e pepe bianco. Molto bene, questa è la ricetta, buonissima, è un secondo di sostanza, ma è veramente molto buono. Avete visto che però la cottura degli ingredienti è tutta estremamente sana. È semplice, certo. Semplice, quindi non è un piatto di bassa o media difficoltà, quindi ce la possono fare tutti. Nel dubbio si chiama Emanuele, che arriva a casa e vi fa di tutto, dalla scuola di cucina, alla preparazione dei menù, alla cena romantica facendo finta che siate voi e invece lui, al vostro marito, alla vostra moglie, come fare io, non dico niente perché se no mi svelo, ma insomma ormai l'ho detto. Insomma, tutto questo e molto altro. Oppure è vero o no? Venite al ristorante Minerva a mangiare. Ecco, pure proprio fate come me che mangia e basta. La situazione è questa. Bene, adesso noi diamo la linea naturalmente al DG38, che è il telegiornale della Toscana, poi stasera, che è mercoledì, un altro imperdibile appuntamento con il nostro palinsesto e con il nostro settimanale di approfondimento su quelli che sono i maggiori temi di attualità. Tra l'altro ci sarà anche un'inchiesta molto importante, molto significativa, un'esclusiva di RTV38, della Pancia, appunto condotta da Patrizia Menghini, di Matteo Calì, che riguarda appunto una piaga sociale ormai nota, che è quella della droga. Io intanto ringrazio davvero Emanuele Callari. Callari, hai fatta! Ho detto che ce l'ho fatta. L'appuntamento con Tadà è per domani, stesso posto, stessa rete, stessa ora e ovviamente anche stessa conduttrice. Voi vi tocca questa. Che dovevamo fare? Alla prossima. Ciao.